Ciao da Francesco di PartireCalcio.it. In questo video ti presento i Dynamic Impulse Absolute Grip Finger Surround, uno dei modelli professionali realizzati da Ulsport e lanciati nella prima parte del 2020. I colori sono quelli utilizzati anche dai professionisti, ma la struttura è un po' diversa, a partire dal polsino con struttura in neoprene e classico cinturino in velcro senza elastici. L'inserimento della mano, dovuta proprio alla presenza di un polsino in neoprene, rende la prima parte dell'inserimento non semplicissima, però una volta infilata la mano il resto diventa molto facile. Il cinturino fissa benissimo la mano e ciò che si avverte è tipico dei modelli Ulsport di professionale, un'ottima calzata, un'ottima sensazione che viene restituita soprattutto all'interno. Parliamo poi dell'Attice Absolute Grip, una sicurezza, una certezza ormai più che decennale, unita a questo particolare taglio Finger Surround, che sostanzialmente è un roll finger con cuciture negative, con cuciture interne, già presente sui modelli Ulsport da un po' di tempo, che abbiamo riavuto in questa versione Dynamic Impulse. La sensazione che si ottiene è quella di un guanto un po' più rigido, soprattutto dovuto a queste cuciture che vediamo sul dorso sempre con lo shock zone, una leggera imbottitura all'altezza delle nocche. La curvatura del 12%, che diciamo migliora un po' la posizione della mano in fase di presa, ma nulla poi di sostanziale o che trasformi il guanto. Quindi in definitiva un guanto con un ottimo lattice, la solita ottima fattura Ulsport, che consigliamo a chi vuole un guanto sì tradizionale ma con alcune caratteristiche, la tipologia di taglio su tutte, che lo rendono un po' diverso dal solito.